Convento di Lonato, Web TV, buonasera di nuovo a tutti. Siamo qui con un'altra festeggiata che si chiama Martina. Ne abbiamo già intervistata una, ne sentiamo un'altra. Benvenuta. Grazie. Allora, da dove vieni? Peschiera. Benissimo. E cosa festeggi questa sera? Perché attenzione, lei è una grande protagonista, una serata davvero molto molto importante. Il 18esimo. Oh, il 18esimo compleanno. Senti come lo dice, anche emozionata e con tutto il calore e la gioia che ne consegue, giustamente. E quando è stato compleanno? Ieri. Quindi sei una novella 18enne, 24 ore. Giusto. Bene, hai già sentito qualche differenza? Ti è già cresciuto qualche pelo dove non doveva? Un po' di barba, un po' di baffi? Sono solo un po' stanca, un po' più stanca. Sei solo un po' stanca e questa è già la conseguenza dell'età che avanza. Vedrai quando comincerà a riviarti l'osteoporosi o l'ernia al disco, come il nostro regista che ne soffre da parecchio. E questi sono i primi segni della vecchiaia. Ti dico che poi, tempo 2-3 anni, cominceranno ad arrivare le rughe. Grazie, gli auguri. Sarà un problema. Vabbè, ma 18 anni significa arrivare all'età adulta, quindi significa metterti di fronte alle responsabilità della vita. Allora, molte persone mi hanno detto: guarda che adesso gli anni inizieranno a volare, cambierà solo questo. Non mi hanno augurato niente di buono e vabbè. Allora auguratelo da sola. Sì, mi auguro il meglio e niente. Dai, tipo cosa vorresti? Non saprei. Allora vedi che gli altri ti augurano delle cose, tu devi rispondere augurandoti altre cose che vorresti tu. Dai, dicene una. Dai, l'amore, che per adesso, la pace nel mondo, esatto. Quella sempre comunque? L'amore? Comunque, che per adesso? Niente. Dai, speriamo che non ci siano più guerre. Ah, i bambini poveri in Africa. Ha studiato bene la ragazza. No, dicevi l'amore che per adesso? Per adesso niente. Ah, per adesso non c'è, può essere magari la serata giusta per trovarlo, chi lo sa, anche perché stasera è la tua grande festa, quindi diciamo che sei al centro dell'attenzione, quindi magari potrebbero guardarti con occhi diversi. Cosa fai nella vita, cosa studi? Liceo scientifico, quindi ragazza intelligente, posata, che sa far di conto, acculturata, cosa volete di più? Sponsorizzati, vai! Il mio numero è? No. No, il mio numero no, quello non lo lasciamo assolutamente, però le abbiamo fatto un buonissimo spot, speriamo di aiutarla. Se volete contribuire alla torta per Martina potete donare 2 euro al 45440, ovviamente tutto andrà sul suo conto corrente. Se invece volete mandare dei baci potete venire qui al convento di Lonato e decidere dove darli. Anzi, diamo un'anticipazione: preferisci la guancia sinistra o la guancia destra? Sinistra. Guancia sinistra, quindi tutti quelli che volessero presentarsi per un bacio a Martina qui sulla guancia sinistra. Ok, intanto salutiamo e vi aspettiamo. Auguri Martina. Grazie.